notte magica, fantastica. Spero che la nostra collezione, almeno una parte di collezione che abbiamo presentato, sia stato di gradimento per tutti i nostri ospiti. Che bilancio possiamo tracciare della manifestazione? Ma dietro le quinte mi dicevano le ragazze che hanno registrato parecchie richieste e hanno già fissato parecchi appuntamenti, quindi da lunedì sicuramente dobbiamo anticipare un attimino il nostro programma di lavoro e lavorare qualche ora di più, come sempre, io e mia moglie, per cercare di soddisfare al meglio le richieste che stasera ci sono pervenuti. Soddisfatti di questo. Quali abiti avete proposto questa sera? Abbiamo proposto una serie di abiti, tantissime aziende miscelati, diciamo che è un multibrand, da Elisabetta Polignano, la linea Vision, St. Patrick, by Pronovias, abbiamo presentato Magnani, abbiamo presentato le tre aziende Capillare, che sono poi le spose di Sofia, dove il nostro partner che vive a Lecce. Le spose di Sofia, l'azienda si trova proprio qui a Comitini, mentre Glamour Atelier si trova ad Aragona. Esattissimo, in via Salvatore La Rosa 306, praticamente c'è il negozio Glamour che si occupa di abbigliamento normale e di fronte è nato da pochi mesi un atelier. Rosalinda, abiti meravigliosi indossati da bellissime modelle della provincia di Agrigento. Sì, tantissime ragazze provenienti dai vari paesi, sono molto contenta, sono molto emozionata, una bellissima serata e spero che la possiamo ripetere il prossimo anno. È stata una bella festa, ci siamo divertiti tutti grazie alle spose di Sofia che ci hanno incantato con le proprie modelle e i propri abiti, veramente una bella manifestazione. Come puoi vedere è una bella coreografia che sicuramente fa da cornice alle belle modelle e bei abiti delle spose di Sofia. La sua prima estate da sindaco di Comitini, tanti gli spettacoli, ma prosegue la rassegna teatrale. Sì, sì, prosegue la rassegna teatrale intitolata a Mariuccia Linder, che si concluderà con il galà di giorno 1, dove ci saranno le premiazioni un po' per tutti.